Con i fuochi d'artificio che hanno illuminato il cielo stellato di Cretone, si è conclusa con un grande successo l'edizione 2023 della Sagra del Ciambellocco e dei Longarini, svoltasi nello splendido Borgo Laziale. Un successo meritato grazie all'impegno e al lavoro di tutta l'Associazione Culturale Liberamente, con il patrocinio del comune di Palombara Sabina, che insieme hanno voluto regalare a tutti i cittadini del centro Sabino, e non solo, un weekend pieno di iniziative. La Sagra del Ciambellocco e dei Longarini non è solo una sagra, bensì è la possibilità di vivere due manifestazioni in una, con la voglia di far rivivere e rivalutare le antiche tradizioni. L'appuntamento gastronomico, che ormai si annovera tra i più apprezzati e partecipati del panorama enogastronomico laziale, ha ospitato migliaia di persone. Infatti la partecipazione è stata oltre le aspettative, e in tantissimi hanno deciso di prendere parte a questa manifestazione giunta alla sua 10ª edizione, richiamati dall'atmosfera, dalla varietà di iniziative e dalla bontà di tantissimi prodotti messi a disposizione per la serata. Numeri importanti per la cittadina laziale, e nessuno è voluto mancare invadendo già nel tardo pomeriggio nella centrale piazza cittadina, per non perdersi un ricchissimo menù messo a disposizione dall'Associazione Culturale Liberamente, passando per i succulenti e gustosi longarini, ingrediente principale della kermesse, la pasta fresca tipica del borgo di Cretone, condita con guanciale, pachino, rucola e grana, passando per il tagliere di affettati, panini con salsiccia e porchetta, due tipologie di pizza, margherita e boscaiola, patatine fritte e altri fritti con la pizza fritta e verdure pastellate, oltre agli immancabili quando squisiti arrosticini, e l'altro alimento protagonista, il famosissimo ciambellocco di Cretone. Segreto non è che c'è un segreto, il segreto è che sono prodotti unici, genuini, fatti a mano, non è che ci stanno tanti, ai ciambellocchi sì, ci sono tanti ingredienti, però tutti ingredienti naturali. E i longarini invece è solo acqua e farina, sono semplici. Quanta preparazione c'è dietro prima che poi arrivassero in cucina? Ma per i longarini c'è poco, diciamo, per allungarli ci vuole un'oretta per allungarli, invece per i ciambellocchi ci vuole di più, perché si deve fare prima l'impasto, si deve far riposare una mezz'oretta, poi si fanno i ciambellocchi e si lessano, poi devi aspettare che si freddano e li metti al forno un'oretta, ci vuole un giorno per fare i ciambellocchi. È stato un vero e proprio successo di pubblico e presenze quello fatto registrare nella serata di sabato, e come ogni anno l'evento ha incontrato tutto l'interesse e l'apprezzamento di molti turisti attratti dalla buona cucina. Un richiamo per gli amanti del buon cibo e non solo. E ricca è stata l'affluenza di visitatori giunti a Cretone appositamente per questa manifestazione, tutti dal parere unanime nel giudicare questo grandissimo evento. Una bella manifestazione, queste feste di paese vanno rispettate e onorate perché fanno bene a tutti. Manifestazione molto carina, e veniamo da anni, più o meno da quando è stata istituita. Sì, è sempre molto divertente, c'è sempre tanta gente e poi c'è tutto il percorso nel centro storico che è davvero notevole. Guarda, il cibo era buonissimo, e il paese è molto carino, tutto bello. Bellissima, una bellissima manifestazione, non c'ero mai stata nonostante abiti a Palombara, però è veramente Palombara, perché questa è una frazione, Cretone, però molto bella. È molto carina e simpatica, è piacevole. Noi veniamo tutti gli anni qui, quindi ormai siamo di casa, anche se abitiamo lontano, ma siamo di casa. Quindi mi piace, bella organizzazione, tutti i lavoratori, vedo che i ragazzi sono tutti attivi, e poi abbiamo un amico nostro proprio, Gianluca, che è uno che fa molto e sponsorizza, quindi tutto bene. Oltre al cibo, alla bontà dei prodotti e alla bellissima serata, non poteva mancare l'intrattenimento musicale ad allietare e far divertire, coinvolgendo tutti i presenti, con il gruppo dei Liberi Liberi, che ha suonato e fatto cantare un'intera piazza, riproponendo i brani più famosi del famosissimo Vasco Rossi. Non si comanda il cuore, e va bene.
piacere e un onore essere qui a Cretone. Vogliamo fare una bella festa, abbiamo portato una scaletta incredibile, tra l'altro non è la seconda volta che veniamo qui a Cretone, quindi per noi è veramente un piacere. Particolarità che rende questa manifestazione davvero unica nel suo genere, la possibilità di vivere nella stessa serata due manifestazioni. Infatti, tra le stradine del centro storico si sviluppa un percorso enogastronomico fatto di prodotti e primizie di prima qualità messi a disposizione dell'organizzazione, da poter degustare tranquillamente seduti con amici e parenti di fronte al monumentale Palazzo Savelli, con la possibilità di sorseggiare degli ottimi vini messi a disposizione dalle aziende vinicole. Presenti in questa edizione le aziende Paola e Noemi D'Amico, azienda vinicola Ilori, cantine Sperlonga, Poggio le Volpi e le cantine San Marco e azienda vinicola Maria Elena Sinibaldi. A coronamento di questo salotto virtuale, gli ospiti hanno potuto godere di un accompagnamento musicale del duo Coverdose, composto da Emilia Cerrato e Giuseppe Marinelli, eseguendo un vasto repertorio spaziando dal jazz, pop, rock, soul e blues, rivisitando e arrangiando proprio dei pezzi musicali dei più grandi artisti internazionali. È stato un grandioso evento che ha fatto scendere in piazza tutta la comunità cittadina, un vero e proprio successo di pubblico e presenze quello andato in scena nella serata di sabato, tanto che la manifestazione ha incontrato l'interesse e l'apprezzamento, oltre che dei molti abitanti del luogo e delle zone limitrofe, anche di alcune personalità politiche, con la presenza dell'assessore Giancarlo Righini, assessore all'agricoltura, sovranità alimentari, parchi e foreste e al bilancio della Regione Lazio. Siamo impegnatissimi a sostenere iniziative come queste. La promozione del territorio, le nostre eccellenze enogastronomiche rappresentano uno straordinario volano economico, sociale e culturale per il territorio. Vedere la frazione di Cretone e il comune di Palombara Sabina, e consentitemi di ringraziare il sindaco Alessandro Palumbi che ci ospita, e in questo bellissimo borgo pieno di persone che lo visitano, credo che sia un biglietto da visita straordinario e la dimostrazione che nel Lazio questa realtà è straordinariamente attrattiva e può rappresentare veramente una grande opportunità. Quanto è importante, in qualità di istituzione e quindi Regione Lazio, supportare questo tipo di manifestazione? E stiamo dedicando risorse importantissime. E la Regione Lazio è impegnata su questo fronte anche per il tramite della nostra agenzia regionale Arsial a sostenere le tante iniziative. Crediamo che sia il riconoscimento del lavoro svolto di tanti imprenditori, di tanti agricoltori che dedicano tempo ed energie a questa straordinaria attività e soprattutto un'opportunità di crescita. Passando a un aspetto più ludico, qual è il suo pensiero su questi due alimenti? Li ha assaggiati, immagino, vogliamo sapere che cosa ne pensa. Beh, sono una delle tante eccellenze del nostro territorio che coniugano storia e tradizione. E assumono in ogni luogo una denominazione diversa. Qui peraltro parliamo di due prodotti DOP riconosciuti dalla Regione Lazio e sono due autentiche eccellenze che conoscevo ovviamente già da tempo, ma che ogni anno per me è un piacere tornare a visitare e a degustare. Alla serata non poteva mancare anche il primo cittadino di Palombara Sabina, sempre attento e favorevole a questo tipo di iniziative. Beh, ormai è diventata una bellissima abitudine vivere due serate di festa a Cretone per celebrare due prodotti tipici del nostro territorio, due bontà che i nostri cittadini, ma anche i cittadini che vengono dai comuni limitrofi, possono degustare. Rappresenta ormai un momento essenziale e importante per la frazione, ma per tutto il comune di Palombara Sabina. Quanto la rende orgoglioso vedere poi tutti questi giovani che finalmente possono divertirsi, possono bere in totale sicurezza? Ma soprattutto mi rende orgoglioso vedere anche tanti giovani, alcuni giovani solo nell'animo, alcuni giovani anche anagraficamente, impegnarsi per realizzare questa
festa, vedere dei ragazzi che si impegnano per migliorare il territorio nel quale vivono è un bellissimo esempio, è un esempio che va ripetuto e che va seguito da tanti altri ragazzi. E poi fare una serata come questa nel quale si può mangiare, divertirsi e bere responsabilmente senza correre rischi è un esempio anche questo che va seguito e che sono orgoglioso di poter far vivere nel mio comune. Sappiamo quanto lei ci tiene a questa manifestazione e quanto lei ci tenga a supportare, e sottolineo a supportare, l'associazione Liberamente al fine di poter valorizzare questi due prodotti. Beh, ma l'associazione Liberamente lo merita, è un'associazione fatta di persone che si impegnano per il territorio, che gli vogliono bene, che amano vedere migliorare Cretone, e quindi sarebbe sciocco, sarebbe una follia per qualsiasi amministratore locale non supportarli. Devo essere sincero, mi sento molto fortunato, perché fare il sindaco quando si hanno intorno realtà associative come quella di Liberamente lo rende un pochino più facile, in un momento che fare il sindaco e amministrare la cosa pubblica è veramente complicato. E adesso passiamo all'aspetto più ludico, questi longarini, questo ciambellocco, lei li assaggia tutti gli anni, ma cosa vogliamo aggiungere? Beh, non si può spiegare, bisogna venire a Cretone ad assaggiarli. Io poi ne sono golosissimo, forse la mia mole un pochino lo tradisce pure. Sono delle prelibatezze e bisogna solo assaporarle, non si può spiegare. E quindi invitare a venire a Cretone anno dopo anno a venire a assaporare questo prodotto unico. Assolutamente, anche perché Cretone è una cittadina accogliente, siamo in grado di accogliere molti turisti e quindi anche chi ha partecipato l'anno prossimo siamo sicuri che si sarà trovato così bene da venire accompagnato da qualche amico in più. Un grandissimo applauso va a tutta l'Associazione Culturale Liberamente, da sempre impegnato nell'organizzare questo tipo di evento, che attraverso il duro lavoro e lo spirito di sacrificio messo a disposizione per l'ottima riuscita anche di questa edizione 2023. E va elogiato l'operato di tutti i suoi componenti, che con forza, coraggio e affiatamento ha fatto sì che tutto questo si realizzasse, sempre fieri delle proprie tradizioni. E grazie a Dio il successo aumenta ogni anno, siamo veramente orgogliosi della partecipazione, questo significa che stiamo lavorando bene, che la gente gradisce i nostri prodotti, che sono genuini e tutto naturale, tutta produzione della nostra zona. E siamo veramente soddisfatti dell'afflusso e speriamo di poter continuare sempre su questo passo e migliorarci ogni anno. Questi due prodotti solo qui a Cretone si possono assaporare, insomma vengono da ogni parte della regione Lazio per appunto degustarli, per voi è un motivo d'orgoglio? Sì, indubbiamente, anche se i longarini sono conosciuti un po' ovunque, perché non è che sia una prerogativa di Cretone, però dipende pure dal modo in cui vengono cucinati, no? Sono molto semplici, con guanciale, e pomodorino e rucola, quindi niente di trascendentale, però la gente lo gradisce, lo apprezza molto e quindi siamo molto soddisfatti. Il ciambellocco è un prodotto che risale a moltissimi anni fa, io ricordo da bambino quando c'era la povertà venivano usati come bomboniera, quando la povera gente dei paesi piccoli come i nostri non era in grado di fare come ora, che si va a ricercare il prodotto particolare, la bomboniera chic in un certo modo, quello faceva parte del bigliettino da visita degli sposi, e quindi abbiamo mantenuto queste tradizioni, le abbiamo rispolverate e cerchiamo di tramandarle ai nostri giovani, questa è la nostra speranza. Se siete arrivati a questa edizione, se avete tutto questo successo è anche perché avete una grande forza, che è il gruppo della vostra associazione. Sì, questo è veramente la sacrosanta verità, siamo un gruppo molto affiatato, sì, ogni tanto c'è qualche screccio come in tutti i gruppi, come nelle famiglie, però poi dopo si è tutti quanti uniti nel portare avanti l'obiettivo. E i risultati lo dimostrano, che ci mettiamo tanta grinta e tanta buona volontà. E adesso cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, poi vediamo, adesso avremo un altro anno per elaborare il nuovo progetto, naturalmente la base sarà sempre quella, i longarini e il ciambellocco, che sono il nostro fiore all'occhiello, e poi intorno a quello cercheremo di costruire una festa ancora più bella e ancora più gradevole. E
come mostrato nelle immagini iniziali, la sagra del Ciammellocco dei Longarini si è conclusa con il cielo illuminato dai fuochi pirotecnici San Cento. La degna conclusione per un evento davvero unico e coinvolgente. Un'occasione per passare una serata di divertimento e allegria, trascinando tutti gli abitanti del luogo e visitatori a raggiungere questo bellissimo borgo laziale. Persone desiderose di trascorrere delle serate uniti e accomunati nello stare bene insieme, con l'intento di valorizzare i prodotti e i sapori del territorio e trascorrere una bella e meravigliosa serata di festa.